Forza Mario, olé olé, siamo tornati con un'altra parte di Super Paper Mario. Come vedete sembro felice e carico, e invece no, perché devo fare questo livello della minchia. Quindi andiamo, continuiamo, prima finiamo. Allora, ammazziamo questi stupidi nemici che sparano musica. Non c'è neanche qui la strada segreta, allora la fanno apposta. Allora andiamo nella prossima scala. Chiamiamo le scale, solo perché le chiamano così anche qua. Allora, scala 4. Ok. E allora, non è giusto, non vi avevo visti. Vi devo vedere. Tu muori, bravo. Vedo che esegui gli ordini con la massima efficienza. Con la massima efficienza. Allora. Non mi ha fatto la capriola, non è giusto. Vai via tu, stupido! Ma... Vai via, la Kitty, ti odio! Oh! Non posso neanche saltare adesso, ok! Yeah! Yeah! Sta segreta? Purtroppo immaginavo già la risposta. Ehi, che culo! Ok. Porta. Dove ci porta questa porta? Un altro albero? Mi sa di sì. No. Boh. Mele rosse. La mela rossa, un sapore strano. Qui adesso abbiamo le mele blu e le mele rosse. Una mela blu, una mela rossa. Ah, mela blu da PV, 5 PV e cura l'avvelenamento. Non ci può vivere. La maggior parte della strength, ma cosa mi vuoi dire? La maggior parte della gente non nota alcun nessun effetto strano. Qualcosa mi viene da dire che loro non sono le mele giuste, ma portiamoci indietro lo stesso. Geronimo! No, pensavo di... Sbrigati. Va bene, dai. Sbrigati. Mi sembra che sia qui, Peach. Ah, ma non è che magari qualcuno ci ha chiesto cosa siamo le mele? Non ve l'ho ancora detto, adesso lo scoprite perché ci stanno le mele. Serve la mela perché ce ne serve una sua, una specifica. Eccola qua, Peach. Mario, guarda! È Peach! Che dorme. Principessa Peach, svegliati, principessa! Su, andiamo, non fare così, che mi nervosisci. Svegliati! Oh, ragazzo, sono pesante, non lo smuove neanche un ruggito. Oh no, mi vi prego, ditemi, costei la principessa Peach? Sì, costei e Peach. Deve aver mangiato il frutto dorato, tema che la ragazza manchi di buon senso. Il frutto dorato? Il mondo di Su è costellato di alberi magici di cui i frutti producono insoliti effetti. Il frutto dorato conferisce una tale sazietà da far sprofondare nel sonno. Ed è un sonno davvero profondo, di quello da cui non ti risvegli per 100 anni. 100 anni? Scherzi, sono un copazzente io, ma c'ho un limite a tutto. Basta bene, non ci serve qualche modo per svegliarla prima? Su via, perché mai dovrei conoscere un tale artificio? Aspettate un momento, ricordo le parole che un tempo mio padre pronunziò. Disse che nel mondo di Su c'è un frutto proibito in grado di destare chiunque. Un frutto proibito, e quale albero può produrre si fatto profutto, profutto, sì, frutto. Su via, perché mai dovrei saperlo io?
Fantastico, tutto quello che sappiamo è che dobbiamo cercare un frutto. Dobbiamo fare qualcosa, andiamo a cercare tutti i tipi di frutto che possiamo. Ma che è questa Peach? Tu stiamo tenendo nella più grande considerazione. Gelosina, ne? Fate come volete, io non vi aiuto. Anzi, non vi parlo più. Sì, gelosina. Allora, iniziamo a dargli la mia blu. Vediamo cosa succede. Spero proprio che la principessa Peach si svegli. Oh no, immagino che non sia il frutto giusto. Proviamo a dargli quello rosso. Dove mi trovo? Principessa Peach, oh, grazie a te si è svegliata. Oh, cosa succede? Aiuto, basta. E in realtà non era frutto giusto. Allora andiamo a cercare un altro frutto. Allora, non è il frutto blu e non è la mela rossa, salviamo, perché mi va. No, che cosa ho fatto? Sono un pirla della Madonna! Sbrigati, 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 sbrigati! Ok. Anche tu sbrigati, 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 sbrigati! Non guardate questo video se avete mal di testa, perché sennò è peggio ancora. Scrigno. Ah, che figo! Fungo shake. C'era, io sono sicuro, c'era una... Aia, una strada segreta che portava a un albero. Uff. Ma mentre ero in 3D, mi sembra di aver intravisto una porta. Ah no, è molto più in fondo. No. Sì. Sì. Non ci arrivo. Hopla. Frutto giallo qui. Ah, fantastico, ce lo diceva il cartello quando bisognava svoltare. Frutto giallo, mica sia quello giusto. Mela gialla, la mela gialla ha un sapore strano. 2-5 pv, la maggior parte della gente non nota altri effetti. Oh, porca miseria. Allora, per sicurezza andiamo a cercarne altro. Potrebbe essere non quello giusto. Potrebbe non essere quello giusto. Se meno male che mancava poco tempo alla fine dei mondi. Oh. Aiuto! Fatti scherzi, mica meno male che mancava poco tempo alla fine dei mondi. Ora che c'è chiaro il frutto, il mondo sarà già finito. Ah, ecco. Ehi voi! Chi vi ha detto che potete rimanere in vita? Chi finisce la scala 4? Ormai non c'è neanche più bisogno perché vi dica che non è in 3D. Ormai ho detto così tante volte che dovreste sapere la memoria. Allora, magari anche qui ci sono dei frutti segreti. E un'altra porta, che figa, proviamo a entrarci. Ok, questa porta c'è. Allora. Ah, frutta rosa. Ha un sapore strano. Magari è questo quello giusto. Rosa. Potrebbe anche essere quello giusto. Io veramente non ho più paio di idea di quale sia, non lo ricordo proprio. Non me lo sono mai ricordato sinceramente. Ehi boy, chi vi ha detto che potete esistere? E per caso ho dato il permesso di vivere? Ah, la porta, entriamoci. Ormai entrano in tutte le porte, no? Magari dietro c'è una signora che fa la doccia, no? Ehi, voi! Aiuto! Chi vi vuole? Ehi. Questo qui si stacca la testa e ce la lancia contro, simpatico. Ok, questa era un'imboscata.
Terzo, è un'imboscata. Ma dubito che questa stanza serva solo questo, quindi Mario! Ah no, invece serve solo questo. Che cazzata. Allora. Mario si diverte a tirare fuori le monete tirando testate ai blocchi. No. Ok, saliamo. Ahia, cos'è una testata? Di là si può sbolazzare. Per il mondo di su di là. Allora non siamo ancora nel mondo di su, come ho predetto. Qui è abbastanza sicuro che bisogna usare Peach. Quindi bisogna svegliare Peach e poi venire qua per usare il suo umbrella. Under my umbrella. Aiuto! Allora può essere o la mela gialla o la cosa rosa. Uno di due potrebbe essere il frutto giusto. Andiamo dalla nostra cavia bionda con la corona e il vestitino rosa, chiamata Peach. Ci fanno gli applausi, come siamo bravi. No! Troppo giù. Aia. Come osi? Ma basta! Ok. Sali, sbrigati, dai, non ho tempo da perdere. Ma non è qui la piattaforma che scende e sale. Lassù! Via di torno voi, plebei! Ok. Salviamo. Entriamo nella sala degli esperimenti. Oh Peach, piccina mia! Mela gialla. Dove mi trovo? Principessa Peach? Oh, grazie al cielo ti sei svegliata. I baffi! Che schifo, non diamo mai più quel frutto alla principessa. Mela rosa. Mela dito. Che schifo, diventata una Peach. Diventata una Peach. Diventata una pesca. Perché Peach in inglese significa anche pesca, quindi... è diventata una Peach, questa è bellissima. Allora, nessuno dei due ha fatto giusto. Ormai sono abituato a questa sensazione. Anche se posso dire che Peach con i baffi non è che ci sta più tanto male. Geronimo Stilton. Oddio! Questo faceva male. Fatevi largo voi. Dove cappero sarà questo stupido frutto? Tra poco dobbiamo salutarci ancora. Cioè in tutta questa parte sinceramente non abbiamo fatto niente. Abbiamo soltanto fatto una caccia di frutti che però non ha dato il suo frutto. Giusto per rimanere in tema. Stronzo. Coglione. Scemo. Sono di cattivo umore. Eh sì, ormai vi devo salutare. Ormai dovevo finire qui la parte perché... Sì, sì, perché tanto qua non c'è niente. Aiuto, la roccia! Or dunque... Io vi saluto, ma prima... Facciamo così, va. Yahoo! E va bene, vi saluto e ci vediamo nella prossima parte del walkthrough di Super Paper Mario. Ciao ragazzi!